gli operai per mettere in fieri il dissenso. Il dissenso non si licenzia, non si videocontrolla, non si demansiona, non si mette in ferie, è una vergogna, aprite gli occhi. Signori, chi vi racconta che vi tireranno via i diritti, vi racconta una palla. I diritti ve li stanno tirando via adesso, in quel Jobs Act che stanno scrivendo, e verrà approvato definitivamente non prima di marzo. Abbiamo tutto il tempo per opporci nel paese. Ribellatevi, ribellatevi, non rispondete a nessun dirigente sindacale, prendete coscienza voi, leggete, leggete, studiate, andate a scaricarvi. Che cos'è quel Jobs Act? Significa la possibilità di demansionarvi, significa la possibilità di decurtare il vostro stipendio, significa la possibilità di ricattarvi, significa la possibilità di licenziarvi senza giusta causa. Ti posso licenziare come e quando voglio. Significa videocontrollarvi in ogni momento, anche durante la prestazione lavorativa, cosa che oggi è vietata. Prendete coscienza, signori, non aspettate il bollettino per ribellarvi, il bollettino meteo. Quando ti tolgono i diritti non si guarda se c'è la nuvoletta, si scende in piazza, si scende in piazza a arginare quello che sta venendo avanti. E se non lo volete fare per voi, perché siete dei coglioni, fatelo per i vostri figli, per i vostri nipoti. Che vi abbiano distribuito ogni giorno morfina qualcuno che è qua a fianco a noi, ma a un certo punto bisogna prendere coscienza, signori, bisogna prendere coscienza e ribellarsi, scendere in piazza. È ora il nostro momento, questa è una delle tantissime occasioni. Poi noi vi invitiamo anche al 14 novembre a Milano, Largo Cairoli, sciopero generale, sciopero sociale, insieme agli studenti, a tutti gli spezzoni, i movimenti, per porre finalmente un argine a questo governo, a questo presidente dei padroni. Da sempre i governi cosiddetti di sinistra si sono rivelati i peggiori. Ma andiamo a vedere nome dopo nome chi c'è dietro, chi scrive il Jobs Act. Poletti, chi è Poletti? Andiamocelo a chiedere chi è sto cazzo di Poletti. Poletti è presidente della Lega Coop. Poletti è un uomo molto, 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 molto vicino alla CGIL. È un PD, hanno le stesse tessere, siedono di qua e siedono di là. Signori, svegliamoci! Signori, non esistono quegli schemi! Destra, sinistra, non esiste! Sono schemi inventati da qualcuno per non farvi capire quello che succede realmente! Emendamenti che lo mettono in culo all'operaio e emendamenti che favoriscono la crescita, l'occupazione, il salario. Questa è una delle tantissime manovre anti-operaio, perché stai a vedere che in questa fase così enorme, così di crisi, ormai sistemica noi chiamiamo, questa è una crisi sistemica che si ripresenta, stai a vedere che videocontrollare l'operaio in linea diventa una questione fondamentale. Ma come? Allora si torna sempre lì, allo sfruttamento. Ti voglio controllare, tu ti vendi per 10 euro all'ora, ma a me non basta, io devo controllarti, che tessera in tasca, quanto produci, quanti caffè vai a bere, con chi parli, quante volte vai a pisciare. Questa è l'imitazione della vostra persona, dei vostri diritti. Svegliatevi, signori, non è possibile che riescano a farci credere che è necessario mettere in questo Jobs Act la possibilità di video riprendervi mentre lavorate. È chiaramente un favore fatto a squinzi, questo è un favore fatto ai padroni.
bisogno di spiegare, che cazzo viene avanti. La musica va bene come intramezzo, la musica va bene, ma non è il mezzo di lotta. Il mezzo di lotta è la presa di coscienza, spiegare i testi, far capire che cazzo c'è dietro, far capire chi cazzo scrive questi decreti. Spiegate che cazzo vuol dire demansionare, licenziare liberamente e videocontrollare. Spiegatelo, perché se no questi operai, questi impiegati, quando arriva Fonzi, gli fanno anche l'applauso. Oh, mi raccomando, Matteo Renzi deve essere accolto con quello che si merita. Senti all'entrata degli uffici Alcatel. Matteo Renzi sicuramente è già entrato scortato di tutto punto per evitare le contestazioni. Vedete il dispiegamento di forze nonché dei manifestanti che lo stanno aspettando lungo il percorso, lungo la rampa d'uscita dalla fabbrica, dal centro direzionale. Ricordiamoci che qui viene inaugurare la nuova ala del polo di questa multinazionale, la Alcatel, la multinazionale di telefonia, ma di fatto è un'inaugurazione soltanto per la stampa, perché non porterà nessun posto di lavoro stabile, perché saranno tutti lavoratori precari ai quali verrà di fatto applicato il nuovo Jobs Act senza nessuna formazione, molti saggisti, con in più l'amaro calice dei licenziamenti sotto forma di mobilità e cassa integrazione che ingoieranno più di 500 lavoratori che verranno poi di fatto buttati fuori da ogni attività produttiva. È venuto qua per fare propaganda, per far vedere che il Jobs Act è buono, per far vedere il capitalista dal volto umano, usando la sua propaganda, la stessa propaganda che usava il nazismo, Joseph Goebbels, diceva che una balla, se detta bene per ben tre volte, diventa la verità. Usando il suo atteggiamento e le sue capacità divinatorie da venditore di materassi,